Cosa è successo all'occhio di Mara Venier e che malattia ha avuto? Necessari altri 3 interventi, spero di riacquistare la vista. Mara Venier, storica conduttrice di Domenica In, è una delle figure più amate della televisione italiana, da sempre conosciuta per il suo spirito energico e la sua risata contagiosa. Al momento si trova ora a fronteggiare un periodo di difficoltà legato alla sua salute per colpa di un problema all'occhio. L'estate appena trascorsa, che per lei rappresentava usualmente un momento di relax e di gioia trascorso insieme al marito Nicola Carraro a Santo Domingo, è stata segnata da una serie di eventi che l'hanno costretta a rimanere a Roma per affrontare problemi di salute molto seri. La conduttrice ha subito 2 interventi chirurgici agli occhi, conseguenza di un'emorragia alla retina, che hanno interrotto la sua consueta routine estiva e l'hanno obbligata a rinunciare alle tanto attese vacanze. Mara, sempre aperta e trasparente con il suo pubblico, aveva già anticipato qualcosa sui social, ma solo di recente ha deciso di condividere pubblicamente il dramma che sta vivendo. In un'intervista rilasciata ad Agospia, ha raccontato con sincerità il suo calvario, sottolineando che la strada verso la guarigione è ancora lunga. Dovrà affrontare altri 3 interventi chirurgici con la speranza di poter recuperare, almeno parzialmente, la vista compromessa. Questa è la verità prima che si dicano cose non vere, ha voluto precisare, rispondendo preventivamente a possibili speculazioni. Cosa è successo all'occhio di Mara Venier? L'estate 2024 si è rivelata un periodo particolarmente difficile per Mara Venier, che ha dovuto fare i conti con un problema di salute tanto inatteso quanto grave. Un'emorragia improvvisa alla retina ha colpito l'occhio della conduttrice, compromettendone seriamente la vista. Questo evento ha costretto Mara a rimanere a Roma per sottoporsi a 2 delicatissimi interventi chirurgici. L'emorragia retinica, una condizione che può causare la perdita della vista se non trattata tempestivamente, ha richiesto un'azione immediata e decisa da parte dei medici, che hanno tentato di arginare i danni con le prime 2 operazioni. Mara Venier, che aveva inizialmente scelto di mantenere il riserbo sulla sua condizione, ha preferito affrontare questo difficile momento in solitudine, evitando di allarmare i suoi cari e cercando di non rovinare le loro vacanze. È stato un periodo di solitudine perché non volevo rovinare le vacanze ai miei figli, ha confessato. Questa scelta di rimanere sola a Roma, lontano dagli affetti, dimostra il coraggio e la forza d'animo che la conduttrice ha sempre mostrato anche nelle situazioni più complicate. Nonostante la difficoltà del momento, Mara ha cercato di mantenere fede ai suoi impegni professionali, portando a termine le riprese del film Diamanti di Ferzan Özpetek, nel quale avrà un ruolo significativo. Tuttavia, la condizione dell'occhio resta preoccupante e, sebbene i primi interventi siano stati eseguiti, il percorso verso la guarigione è ancora lungo e incerto. Necessari altri 3 interventi. Nonostante i 2 interventi già subiti, la situazione dell'occhio di Mara Venier non è ancora risolta. Anzi, la conduttrice ha rivelato che dovrà affrontare ulteriori 3 operazioni per tentare di recuperare la vista. Ora ne devo fare altri 3 sperando di riacquistare un po' la vista, ha dichiarato con una nota di preoccupazione. Questo annuncio ha fatto capire quanto la situazione sia seria e quanto sia complesso il processo di guarigione che l'aspetta. La vicinanza del marito Nicola Carraro, che è rientrato appositamente dalla Repubblica Dominicana per starle accanto, è stata fondamentale in questo momento così difficile. La coppia, dopo la lunga separazione dovuta alla malattia di Mara, si è concessa qualche giorno di relax a Viareggio, cercando di recuperare un po' di serenità prima di affrontare il prossimo ciclo di interventi. La speranza è che questi ulteriori interventi possano migliorare la situazione dell'occhio di Mara, permettendole di recuperare almeno parzialmente la vista. Intanto, la conduttrice non si arrende e continua a guardare al futuro con determinazione.
A settembre, infatti, è attesa nuovamente al timone di Domenica Inn, pronta a portare nelle case degli italiani il suo calore e la sua empatia, nonostante le avversità che sta affrontando. «Spero di riacquistare la vista», ha detto, «e tutto il pubblico italiano spera con lei che questo desiderio possa avverarsi».